Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andralink e bentornati su Xenoverse, Spera d'Astra. Oh ragazzi, oggi si va a prendere l'ultima medaglia e poi c'è la Lega, e poi il campione, e poi succederà quel che succederà, perché mi sa che la sfida con il nostro alter non è finita, tantomeno quella con Victor, figuriamoci. Quindi cerchiamo di fare qualcosa di interessante. Si va da Alola per caso? Cosa ho premuto? Si va da Alola per caso? Non lo so, lì vedo un poster con Alola. Può essere l'altra regione di cui si parlava nell'altro episodio. Ah, eccolo qua, la hostess. Vedo che ha un biglietto lì con sé, Melodia pure. Ma cosa vuole lei? Ah, si va alla regione di Kanto. Ragazzi, io ora non so che rapporto abbiano i ragazzi di Weedle con Kanto, ma sento sempre la gente che si lamenta di Kanto. Perché? È perché è troppo usata. Però quando si parla di oro e argento a nessuno dispiace Kanto. È strano, è un po' strano. Ad ogni modo, come dice la signorina, imbarchiamoci ora o preferiamo... Sono pronto, tutto. Io sono quel classico giocatore di Pokémon che se non ha almeno 50 oggetti curativi di ogni tipo non è contento. Ok, lì è per tornare probabilmente. Aranciopoli ora ha un aeroporto. L'aeroporto Mega Forza è frutto del lavoro di mio padre e dei suoi Pokémon forzuti. Ah, quindi questo è il ragazzo. Era il ragazzo che il cui padre lavorava il terreno ad Aranciopoli nella prima gen. Ah, in realtà c'è anche nella seconda, ma vabbè, lì non ha mai finito, in 3 anni non ha mai fatto neanche le fondamenta. Il mio Machop sta spianando il terreno, sì, è 3 anni che quel Machop spiana il terreno, finalmente ce l'hanno fatta. E in effetti sì, sorgeva proprio qui il posto, esatto. Cavolo, sono contento che ci abbiano fatto qualcosa. Ma, scusami? Cioè, lui oltre a fare il capotreno fa anche il capitano? Vabbè, no, lui il capitano sarebbe anche giusto, ma vabbè, un po' strano. Ok, lei mi ha detto che un capo palestra quando lascia la carica... Il capo palestra di Lavandonia? Da quanto cosa? Weedle, che cavolo hai combinato qua? Ragazzi, c'è un capo palestra a Lavandonia. Questo sentiero è destinato ad altri allenatori? Ma se io mettessi il codice per andare attraverso i muri? Si può fare effettivamente andare attraverso i muri, raga. Basta che metti non con Cheat Engine, ma con God Mode e puoi passare attraverso i muri. Non so però quanto abbiano programmato effettivamente. Può essere pure che l'hanno fatto, ma lo metteranno più avanti, Torna a trovarmi quando avrai quello che cerco. Cosa? Ah, la miniatura del Monte Zodiaco. La porta è chiusa a chiave, probabilmente si aprirà quando appunto gli consegnerò la miniatura del Monte Zodiaco, che non ho idea di come prendere. Ma... Dunque, entriamo un po' nella palestra vecchia. Vecchia palestra, infatti. Hey, you! Chi è? Pronti? Salve? Non è altro da fare che venire qui in cerca di un vecchio decrepito come me. L'accento è americano perché, beh, ragazzi, in realtà, you see... I know exactly il motivo per cui sei qui. Quella mia medaglia, don't you? Da quando mi sono ritrovato a vita provata, sono pochi giovani tanto volenterosi da spingersi fin qui. Nonostante abbia scelto di abbandonare everything, non ho lasciato la mia occupazione ad Eldio, come ho fatto long time ago qui accanto. Non per chissà quale motivo, ma non volevo rimanere su un posto vacante, tutto qui. Posto vacante, un americano che dice vacante, vorrei sempre sentirlo. La mia determination di un tempo... Filled with determination. La mia determination di un tempo si è ormai spenta e ora sono solo un vecchio che vive dei ricordi. Mi aspetto nella prova, come anche il fatto che mi ritrovo qui. Che poi se ci pensiamo, Little Surge ha fatto la guerra del Vietnam. Quindi quando ha affrontato Red nei primi giochi, doveva avere intorno ai 40 anni almeno. Se non anche di più, quindi... Sono passati altri 30 anni, forse, dai primi giochi no. Dai primi giochi sono passati 20 anni sicuro, quindi lui ora ha, diciamo, 60 anni, sì, quindi ci sta. Non importa. Look at me. Guarda come mi ha reso l'inesorabile scorrere del tempo. Forse per me ti consegnerò la medaglia prima del subito, ma le procedure mi impongono di sfidarti. Non che ne abbia voglia, ma... Datti la mossa e affrontami.
Sta a te decidere se dar fondo a tutte le tue forze o se non impegnarti affatto. Ma quindi è lui il capo palestra? Con un braccio bionico. Ma tipo acciaio? Oh, i miei Pokémon non sono carichi perché? Ah, ho affrontato qualcuno all'aeroporto. Mi darebbe molto fastidio farlo crepare, ma non ho scelta. Se cambio mi becco qualche veleno, sicuramente. Eccolo qua. Ah, ha resistito con un PS perché, certamente, però avvelenato. Qui ora, ragazzi, è un altro conto, Endeavor, che contro l'acciaio diciamo che ha il suo perché. Beh, fuoco. Vai con lanciafiamme! Se gli imparo esplosione davvero è Prominence Burn. Vabbè, Prominence Burn, chi non lo sa, è un meme che ho, diciamo, applicato a Endeavor. Tanto perché, appunto, fa attacchi di fuoco, ma mesi e mesi fa gliel'ho dato come meme. Cioè, lui è il meme, capito? Dai, pietra, pietra, taglio. Oh! Shottato, addirittura. Vabbè, 52 ci sta, dai. Terracciaio, terracciaio, terracciaio. Roccia. È roccia, non terra. Beh, ti allungo, tanto che è roccia acciaio. Non so perché terra mi veniva in mente, ma è roccia, è ovvio. Gioco a Pokémon da 20 anni, ma non lo sapevo. Bene, a Magnezone. Beh, ovviamente rimane sempre il tipo elettro. Mi pare strano che abbia cambiato da elettro ad acciaio totalmente lui. Tranne Magnezone, perché vabbè. Manderei Bunny? Oddio. A pensarci oggi, se l'avessi chiamata Usagi, ci starebbe in linea con Sailor Moon femmina anche lei, quindi. Non sarebbe stato male, però Bunny è il nome localizzato in Italia. Poi localizzato, adattato. Non, hanno fatto un. Vabbè, ragazzi, dagli anni 70 agli anni 2000-2005, ma poi per fortuna hanno cambiato. Era un casino coi nomi. Però abbiamo vinto anche contro Little Surge. Era l'ultimo questo? Mi sa di sì, eh. Vediamo un po'. Ah no, l'ultimo. Klinklang, buono. Aveva una Pokéball grigia. Ma Ingra Colpo era quella che ti arrotava in mezzo agli ingranaggi? Oddio, ingranaggi possono dire che ti arrotano? Perché si possono arrotare per appunto lisciarli e levare eventuali usure del tempo, ma arrotare in mezzo agli. Rimanere schiacciato, forse si dice. Ho anche crisi esistenziali giocando a Pokémon, ragazzi. Ah, Raichu, beh, mi scusi. No, rimango con Bunny a sto punto, perché tanto. Beh, qui siamo davanti a un'opera d'arte, cavolo. Qui sì, ragazzi, che bello. Palmo forza sto. Oh, Cannon Flash, veloce. Mi lancia dei sassi. Dei sassi o dei faffi? Come dice Giovanotti, dei faffi. Vai, ti allunga. Oddio, Cannon Flash. Tipo Dragon, no, non ho paura. Drago Pulsar. Oddio, Fanghiglia. Beh, è sempre stab comunque, anche Drago Pulsar. Non so perché mi faccio questi problemi giocando a Pokémon, ma. Ah però, ha resistito Drago Pulsar, molto bene. Molto bene l'ha preso, cavoli. Però Fanghiglia potrebbe ridurre la precisione, se non erro. Invertivolt, dove scappi? Dove scappi? Oh, brutto colpo, l'avrei preso con Drago Pulsar? Dipende da come è stato programmato il gioco. Ah, non ho letto, diamine. Eccoti contentino per esserti preso la briga di essere venuto this far. Tutta arrugginita, medaglia onore, tutta arrugginita. No, non è per il nome, è perché è arrugginita. Con la cianfrusaglia arrugginita la vecchia medaglia della mia storica palestra qui accanto. L'ho ribattezzata medaglia onore, per il valore che quei ricordi hanno per me. Ah, ma perché mi sto parlando in chiacchiere con una pulce come te? Hai avuto quel che volevi, ora puoi anche toglierti dai piedi, go away! What? Il mio braccio, you say? Sei proprio un ficcanaso, young man.
proprio non è nulla da fare, ti racconterò gli motivi che mi hanno condotto a questa fine. Te l'ho chiesto, ma ok. Anni or so non militavo nelle fila del Team Rocket. Ah! Il cattivo quindi del manga! L'hanno preso direttamente dal manga! Bene! Manga Adventures, poi di manga di Pokémon ce ne stanno decine. Avevo schierato il Recruit al mio command e per tutti ero il temibile luogotenente Surge. Guardalo che Chad che era. Lottavo per un uomo per cui nutrivo un'enorme stima, Giovanni. It was a dream, ma poi. Un ragazzino della tua età circa mandò in fumo tutto. Il boss fu costretto a sciogliere l'organizzazione che aveva creato. Io mi trovai nuovamente solo. Come al tempo della guerra, quando tutti i miei compagni erano finiti ammazzati. Tuttavia, lo spirito del guerriero divampava ancora in me. Decisi perciò di unirmi all'esercito di una regione lontana che reclutava soldati per intraprendere un conflitto contro la nazione confinante. Doveva essere una guerra lampo. E invece si portasse più di quanto chi l'aveva causata si aspettasse. Le riserve di cibo cominciavano a scarseggiare, ed eravamo costretti a spartirle tra noi compagni, coi quali cominciava a instaurarsi un legame fraterno. E ci credo. But war never changes. È proprio vero. Tra l'altro ci hanno messo anche una cheat loro, bravissimi. Un compagno cade nella trappola del nemico e tenta il tutto per tutto con un attacco elettrico. Tempo addietro aveva salvato la pollaccia più di una volta. Beh, contro degli Onix. Beh, ci credo. Stavolta però fallì. My enemies erano Pokémon tipo Terra. Neutralizzato il mio attacco, riposero con brutali mostri tipo Roccia che ci devastarono. Eravamo spacciati ormai. Io me la cavai prendendo solo il braccio destro, ma il mio compagno d'arme, Raichu, era unrecognizable. Il fratello, che avevo disperatamente cercato di salvare invece, morì sul colpo. Poi persi conoscenza a causa dell'ingente perdita di sangue. Tuttavia, qualcuno ci trasse in salvo e, prestando cura a me e ai miei Pokémon, mi donò questo braccio robotico. Risvegliatomi dopo svelti giorni di command su tutte le furie. Avrei preferito morire in battaglia piuttosto che portare il peso della sconfitta on my shoulders. Quindi, il Team Dimension esiste da tempo immemore. Poi un uomo mi si presentò davanti. Mi propose un ruolo di spicco all'interno dell'organizzazione che aveva messo in piedi, definendola la fornace rovinata dalle ceneri del Team Rocket. Oh, ok, Team Dimension quindi nato dalle ceneri del Team Rocket. Interessante. Rifiutai, obviously. Il Team Rocket era ormai morto sepolto senza Giovanni. Non potevo tollerare ciò che mi avevano fatto, perciò decisi di fuggire con i miei Pokémon. Ma il mio Raichu era tutt'altro quello che ricordavo. Mi dissero che le sue condizioni erano tali da avermi obbligato a impiantargli all'interno del corpo intere parti meccaniche per farlo tornare a vivere. Parlavano di esemplare zero, di specie artificiale. Ma solo che non potevo abbandonare un amico. Così lo presi con me e mi diedi alla fuga dai laboratori. Dopo tutto ciò che era accaduto, non avevo più nulla a questo mondo. Solo questa palestra, ormai divorata dal tempo, era rimasta deserta da quando avevo abbandonato la carica di capo palestra di Aranciopoli, per dedicarmi al 100% allo stesso ruolo della mia regione natale, Eldio. Ah, quindi lo di Eldio. Deciso di tornarci da allora, questa vecchia stamberga è praticamente my home. Mi rivelo che emozioni ormai appartenenti al passato, di cui non posso fare a meno di pensare. What a sad story, huh? Più o meno. Devi essere davvero un giovane di buon cuore. Cosa ti spinge a proseguire il tuo viaggio? Capisco. Sei alla ricerca di tuo padre scomparso da anni. Ti auguro good luck. By the way, vorrei che tu avessi questa. È ormai vecchia, ma dovrebbe ancora funzionare. Raggio scossa? Poi da NMT. Ci sono ancora, vero? Contiene Invertivolt, oh certo. Una mossa che ai tempi della guerra usavo per sfolgorare i miei enemies. Considera pure un regalo da portare mia Bald, giovani. Ah, proprio mi manda via da solo? Ehi, hey, you, listen up. Come ho detto che si chiama l'organizzazione che ha rapito your father? Team Dimension. Team Dimension, eh? Il destino talvolta gioca dei brutti scherzi, you see? È stato proprio il Team Dimension a ridurmi in questo stato. Cosa vuole che ricordi esattamente dove si trova il suo covo? Come potrei mai dimenticarlo dopo tutto? Ma che te lo rivali, don't you? Devi essere really stupid se pensi di poter fare irruzione nell'avamposto del nemico. Oppure hai fegato la Bandura, young man.
Se sei così intenzionato a portare a termine la tua missione, te lo dirò. In My City, Sagittopoli, vicino alla mia vecchia palestra, si trova il casino Eldio. The Haven for i giocatori d'azzardo e per i ricconi, ma anche per il Team Dimension. Wow, Team Rocket in un casino? A Sagittopoli anche? Wow, ragazzi. Vabbè, risorti dalle ceneri del Team Rocket. Ok, quindi devo farmi valere. La verità potrebbe essere un boccone più amaro di quel che immagini. È scomparso? Ah, ok, sta qui. Ok, grazie di tutto. Ma io ora ho le visioni, probabilmente. Cosa? Tale padre e tale figlio, ah, Silver? Le rivelazioni scioccanti. Quindi, nonostante sia una palestra ormai diroccata, è ancora in uso? Ma quelli lì che fanno il balletto, va bene. Quindi la palestra qui non c'era, cioè voglio dire, no, stavo dicendo, c'è la palestra e va benissimo che ci sia la palestra, ma perché è tipo diroccata e la Lega Pokémon non fa nulla? Ok, questo qui sta facendo della ricerca, che è off limits. Qui abbiamo una spiaggia finalmente. E ovviamente Snorlax blocca il passaggio. Vabbè, è giusto. Non si può usare volo qui? Hostess, voglio tornare ad Eldio, grazie. A Sagittopoli. Mamma mia. Che verso disumano. Allora. Andiamo a Sagittopoli allora. Quindi al casinò. Beh, a curarmi mi sono curato. Quindi ragazzi, direi intanto di iniziare un minimo. Altri 5-10 minuti. Poi vabbè, con l'editing levo tutto, levo. Ah, ma è qui il casinò. Eccolo. Vabbè, poi qui abbiamo i nostri amichetti. Oh, ehi Link, da questa parte, ma non ci vediamo da anni. Oh, ehi Link, che bello rivederti. Allora, com'è andata col capo palestra? Allora, che bella medaglia arrugginita. Wow, e così tutte le medaglie, che bella notizia. Link, ti faccio le mie congratulazioni, ma non siamo qui per questo. Alice, non perdiamo di vista l'obiettivo. Stando al mio informatore, il covo del Team Dimension dovrebbe trovarsi nei sotterranei della città. Ci deve essere per forza un passaggio per raggiungerli. Sì, Aster, hai ragione. Rimbocchiamoci le maniche e troviamolo. Ah, poi ha ragione, non hai ragione, perché si dà del lei alle persone più anziane. Ma io ho visto qualcosa che non. Ah, no, era semplicemente una parte lì disegnata, ok. Doppio Smash Bros. Pam 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 pam. Bella musica a casino. Questa è di oro e argento, poi. Stupenda. Ma non posso giocare alle slot machine? Voi umani sapete come divertirvi, ma sei un robot, non hai sentimenti. Lei non sembra avere età adatta al gioco d'azzardo. Ma c'è un bambino qui! Io ho 15 anni, questo ne avrà meno di me. Ah, oh, oddio, forse insomma no, però. Però insomma, è piccoletto, dai. Oh, che guardi, un razzo, bello. Ehi, ma. Ah, ecco, bene. Ehi, cosa da guardare? Fuori dai piedi, press. Perché devi premere? Certo. Cosa? Io starei nascondendo un pulsante segreto, ma cosa mi tocca sentire? Ti dimostrerò che al contrario di voi umani, noi robot non siamo dei bugiardi con una lotta. Potrebbe essere stato programmato per non mentire. È come le gemme su Steven Universe, fa quel saluto strano. Pekabone? Ma Pekabone è quello che non è terra, vero? È quello. Io le cose le so, ma se non le provo, non ci credo. Solo nei videogiochi. Toxicroak, quanto è bello Toxicroak. L'ho tipo strausato in VGC su Diamante e Perla e Platino anche. Più Platino forse che Diamante e Perla. No, Harrow, che combini? Eccola là. Bravo. Bravo lo fess. Vabbè, il mio obiettivo era solo arrivare qui dentro. Perché ho fatto vedere in puntura? Andre Link, cervello, usalo! Errore, sì, il tuo errore è che sei vivo. Copertura saltata! Vai. Ma non mi dicono chi non lo farebbe? Ok, vado a curarmi e completiamo l'episodio qui perché c'è stata abbastanza ciccia. Ragazzi, io giusto qui entrerei e poi vedo un attimino com'è perché potrebbe essere interessante. Ha un vecchio cabinato qua giù, ma davvero un aspetto bizzarro. Non siamo riusciti a capire le funzioni. Reference a Ninjago per caso? Beh,
Potrebbe essere una referenza a Ninjago. Fogne Sagittopoli, no ragazzi. Ok, c'è un po' di robaccia qui effettivamente. Ad ogni modo ragazzi, concludo qui l'episodio. Nel prossimo andremo avanti, insomma cercheremo di sgominare il Team Dimension da qua sotto le fogne. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione ovviamente il link per Instagram. E noi ci vediamo come sempre al prossimo episodio. Bye bye.